Sui forum NGA, come riportato dai colleghi di PDOCards, è comparso un qualification sample del processore Core i9-12900K, chip che dovrebbe costituire il modello di punta della prossima generazione di CPU Intel basate sull'architettura Alder Lake S. A quanto pare il processore dovrebbe essere costituito da 8 core ad alte performance, affiancati da 8 core ad alta efficienza, con un base clock di 3,9 GHz e un boost clock di 5,3 GHz. Nonostante quest'ultimo dato sia inferiore ai rumoreggiati 5,5 GHz, rimane superiore a quello precedentemente riportato di 5 GHz. Ricordiamo che le CPU di prossima generazione della compagnia di Santa Clara saranno le prime a sfruttare il nuovo processo produttivo a 10 nanometri. Inoltre Alder Lake S sarà accompagnato dal nuovo chipset Z690, il quale dovrebbe introdurre diverse novità, come il supporto alle memorie DDR5 e all'interfaccia PCI Express 5.0 e utilizzerà il socket LGA1700. La novità più rilevante in ogni caso sarà l'uso di un design ibrido, già sperimentato con Lake Field e ampiamente impiegato nel mondo mobile. Il Core i9-12900K è stato messo alla prova nel test multicore di Cinebench R20, ottenendo i seguenti risultati. In precedenza, un altro noto leaker ha pubblicato alcune informazioni interessanti inerenti ad alcuni bug presenti nei sample di Alder Lake in versione mobile, confermando inoltre che sarà necessario installare Windows 11 per sfruttare appieno la nuova Hybrid Technology di Intel. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdervi i prossimi contenuti video.